Siamo con Alessia Natale, referente regionale Abruzzo dell'Associazione Penelope, incontrata Pili ad Atessa. Si è completata la giornata di ricerca di Filippo Pomone. Purtroppo non sono state trovate tracce. Chiediamo alla referente di Penelope, oggi, diciamo, se uno volesse riassumere questa giornata, quali indicazioni sono state, se ci sono state, e per le prossime settimane, come proseguirà l'impegno dell'associazione, le ricerche di Filippo e un appello eventualmente al pubblico, qualcuno che non ha parlato in questi mesi, non ancora si è fatto vivo, magari ha notizie che potrebbero essere utili. Quale appello lanciare? Allora, prima di tutto la giornata di oggi purtroppo si è conclusa senza nessuna traccia di Filippo. Le zone che abbiamo perlustrato sono state a partire dalla sua abitazione fino ad arrivare alla vecchia fornace che si trova a circa 7 km di distanza, ai laghi dello Sento che comunque lui frequentava ecco, per andare a mangiare. La cosa positiva di questa giornata invece è stato che abbiamo trovato 4 suoi cellulari che stiamo controllando. Ci sono tanti numeri di telefono, chiamate che lui ha fatto e chiamate che lui ha ricevuto. Quindi facciamo appello alle persone che lo hanno sentito nel mese di aprile di contattare la nostra associazione anche in forma anonima, ma comunque di darci informazioni perché sappiamo per certo che si sono sentite con Filippo. Quindi il nostro appello è rivolto principalmente alle persone che l'hanno sentito nel mese di aprile, anche se lui è scomparso da maggio, ma dobbiamo comunque cercare di ripercorrere quello che sono stati i suoi ultimi passi. Quindi vogliamo un attimo capire se il suo è stato un allontanamento volontario e quindi se si è diretto in qualsiasi altro posto lontano da Atessa senza far sapere più nulla a nessuno, ai figli o comunque parenti, amici, o se gli è successo qualcosa.